Risalve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di F1 2020. Perché risalve? Perché come vedete siamo già sulla griglia, non nel solito quartier generale dove facciamo la nostra intro, guardiamo un pochettino le nostre cose. Perché? Perché io in realtà l'ho già registrata quella intro, poi sono andato a interrompere perché dovevo farle libere e mi sono accorto che non era mai partita nessuna registrazione. Per fortuna quel momento in genere arriva prima delle qualifiche, quindi il giro di qualifica comunque ce l'abbiamo, quindi la intro la possiamo fare direttamente qui in pista mentre lo guardiamo. Siamo P4, alleggeriamo un pochettino la macchina, solito non sappiamo cosa mi porta, così 1.88 secondo me è ancora tanto. Scendiamo a 4. 14. Siamo in Russia ragazzi, potreste non averlo notato in quanto non abbiamo appunto la solita intro nel quartiere generale, ma gran premio di Sochi, ma io lo considererei né bene né male, nel senso una pista in cui ti può andare bene o ti può andare male, nel nostro caso di Numaker. Siamo quarti con questo giro di qualifica, attenzione pole di Bottas, Hamilton in prima fila insieme a lui, poi Ricciardo, il grandissimo vincitore della gara a Singapore, grandissimo Ricciardo, poi noi, subito dietro di noi Perez. Peraltro ho notato, cioè mi sembrava che in qualifica quello dietro di noi fosse Leclerc, evidentemente si è beccato 10 posizioni di qualifica. Peccato, per una volta che fa bene con la Ferrari, che andando malino anche qui da noi, viene pure retrocesso. Signori, mancano 4-5 gare, la prossima volta ovviamente cercheremo di vedere bene nel quartier generale la nostra proiezione per la prossima stagione. Comunque stiamo sempre cercando di preparare sia la macchina per essere ancora più competitiva e magari giocarsela veramente con le Mercedes o chi altro, perché a questo punto Ricciardo, se continua così nella prossima stagione, anche Perez si possono presentare in maniera prepotente per il titolo, sarebbe fighissimo. E un po' anche i soldi, perché vogliamo un secondo pilota un pochettino più utile di quelli che abbiamo avuto fino ad ora. Io direi a questo punto di partire direttamente ora che abbiamo visto il giro di qualifica. Attenti che qua in Russia la partenza è fondamentale perché c'è un allungo clamoroso e con un po' di scia al via mi può anche portare a essere pericoloso subito la prima curva. Attenzione Perez, però siamo partiti male. Non riusciamo più ragazzi ad avere il nostro punto di forza, la partenza, come ai vecchi tempi. Però abbiamo la staccatona e Ricciardo, che poveretto si è trovato le due Mercedes in lotta lì, non ha potuto chiudere, proteggere. E Numaker è terzo, buonissimo così. Adesso attenzione perché queste due Mercedes ho paura che se ne andranno via e lasceranno a Numaker e a tutti gli altri. Renault Racing Point, visto anche qualche McLaren in giro, non troppo indietro, magari le briciole. Ok, andiamo forte, continuiamo così. Oddio, Bottas comunque, Vediamo se andiamo forte davvero, ma non credo. Guarda le due Mercedes e guarda tutto il gruppo. E guarda noi che non esageriamo con le risorse. Non è il momento subito di strafare. Però mi rischiamo di sbinnarla qua. Quanto odio sta S, l'ingresso. No, dai, va bene. Diciamo che a parte il via, che è stato buono solo a livello di prima staccata, poi non molto, ce la siamo cavata nel primo giro. Hamilton è rimasto abbastanza lì. Bottas invece ha deciso di provare il tutto per tutto nelle ultime gare che mancano, per cercare di impensierire un pochettino Hamilton per quanto riguarda questo titolo. Qua la vedo brutta per il podio con i clienti Perez e Ricciardo. Che pressano, mettono fretta alla M4R di Numaker. Mamma mia quanto sta andando Bottas. Chissà che Hamilton non gli stia facendo sciupare, diciamo, tutte le carte adesso. Ci potrebbe pure stare. Pure Hamilton
sempre Hamilton, diciamo, nell'ultima gara, Singapore. È andata di sfiga che in quella pista non si supera, ma da che sembrava lì dalle nostre zone è andato a riprendere Ricciardo nell'ultima parte di gara, quindi magari adesso sta facendo un po' sfogare Bottas. Cerchiamo di esserci a meno di un secondo. Hamilton potrebbe essere a questo punto a tiro, almeno in questa fase. Bottas va via. Bottas sta andando piano. Ragazzi, io penso che la vicinanza con Hamilton caricherebbe anche una batteria acquistata su Wish. Bene, abbiamo energia a sufficienza. Passa in modalità sorpasso e prova. E infatti Schumacher tenta di accelerare proprio vedendo l'inglese super campione a tiro con Bottas, è andato completamente via. Guarda, blocca Hamilton, problemi. Che ha fatto? Pensava di starci, ha bloccato, è andato un po' lungo. Abbiamo rischiato addirittura il contatto. Occhio a Ricciardo, che nel frattempo, vedendo qua anche lui un Hamilton un pochettino ferito. Sbagliamo anche noi qua. Paghiamo le conseguenze anche in uscita. Attenzione. Dai, non perdiamo la concentrazione, che è sta roba. Anche qua possiamo rifarci un po' sotto. Buona quella McLaren, che sarà di Sainz, che si è accodata anche lei per la lotta per il podio. E se Hamilton sta giocando va anche bene, ma altrimenti questa lotta per il podio rischia di diventare veramente pazzesca con Luigione coinvolto. E quando Luigione è coinvolto l'atmosfera è sempre più calda. Avvicinando la finestra del pit stop. Molto bene. Gomme medie. Guarda come sta conservando le rosse e poi ci incula tutti, eh. Nel frattempo Ricciardo fa un altro viaggio all'indietro. Qua andiamoci un po' più safe, perché prima ci siamo trovati super sotto a Lewis e quindi abbiamo rischiato effettivamente di perdere poi il contatto. Adesso tanto abbiamo capito che bisogna essere più vicini. È inutile provare a tirare la staccata della vita a 700 all'ora dopo un'accelerazione del genere. Finché eravamo al via va bene, ma però comincia, secondo me Hamilton non è a postissimo, e gli ho visto fare un paio di driftate mica male in uscita di curva. Quindi ci sta che qualche problemino lo stia avendo. Lì però Sainz e Perez rischiano anche loro di perdere Schumacher e Ricciardo. Guarda, lo vedo solo io di traverso Hamilton ogni volta. Guarda qua. Comunque c'è qualcosa che non va in questa Mercedes, dobbiamo provare a fare qualcosa. Ma è incredibile, mi aspettavo la sosta di almeno una delle due Mercedes, perché sai, essendo così ravvicinate di certo non si potevano fermare nello stesso giro. Invece si è fermato Ricciardo alle nostre spalle e basta. Occhio a non farlo ripassare. Buoni? Pronti, vai. Ok, non ripassa. Tra l'altro quanto ci ha messo, scusate, era attaccato. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Attenzione ragazzi, perché a questo punto allora non vorrei che le Mercedes rischiassero di fare danni, perché non fermandosi nessuna delle due vuol dire che
una si fermerà forse un po' troppo tardi. Capito che intendo, no? Non si possono fermare insieme, sono due secondi una dall'altra. È una roba da scemi. Eh beh, pensate, viviamo in un mondo in cui forse, dico forse, poi in realtà lo vedremo, la Mercedes può essere anche in grado di sbagliare strategia. Clamoroso. È la miseria però. Ragazzi, dov'è Ricciardo? Ah, è dietro di noi. È lontanissimo però. Problema? Problema alla sosta, eh? Ah, magari. Adesso una Mercedes si è sicuro fermata. Altrimenti pasticciano. Un po' come sto pasticciando io. Ho preso il paletto. Oh, leva sto paletto. Distacco dall'auto dietro. 5,9 secondi. Non si sono fermate. Quando cazzo si fermano le Mercedes, ragazzi? Ancora niente, eh? E siamo passati sul traguardo. Ma siamo sempre lì, però. Ma sembra assurdo che ci siamo fermati troppo presto noi. Una, perché l'ha comunque fatto pure Ricciardo. E seconda cosa, ok, il distacco è 4,9 secondi. Mancano 5 giri ormai. E mo a fare i miei calcoli e averle... Oh, ho visto la Mercedes nei box. Anche il nostro compagno si ferma adesso, ma è strano. Dai. Minchia, quanto ha guadagnato invece Hamilton. Ma davvero? Pazzesco. Stroll. No, beh, si devono fermarmi, incazzo se no. Ricciardo ha perso la posizione da Perez. Sono entrambi dietro di noi, ma un po' più lontani di prima. Abbiamo carburante sufficiente. Che cazzo però? 5 giri. Noi eravamo in lotta con Hamilton, ma c'è solo una spiegazione. Secondo me con le gialle ho fatto due giri di merda. Ho pensato più a pensare che a guidare. Avrei dovuto anche pushare un pochettino di più sui rettilinei. Invece mi sono risparmiato. E secondo me mo rischiamo di pagare un caro prezzo per quanto riguarda il podio, anche se ancora non è detto. Ecco, si fermano tutti adesso. Vediamo in che posizione siamo. Sempre terzi. Con Sainz? Eh no, allora ragazzi, la strategia giusta era aspettare un po'. Stranamente, perché di solito se ti fermi prima, fai prima. Stai staccando la vettura che ti segue. In questo gioco. Secondo a giro, continua così. Invece non è stato così. Anche Ricciardo ci ha rimesso un sacco. Si è fermato con noi, ma noi non abbiamo perso posizione, abbiamo perso solo un po' di contatto
Dai, Hamilton. Lui invece ha perso tutto. Due ne ha perso di posizioni e svariati secondi. Hai circa 3 secondi di ritardo sulla vettura davanti. Ho notato, ma com'è possibile, scusa? Se ne abbiamo guadagnati 2 su quelli dietro. Cosa ha fatto Hamilton? Mancano 2 giri, ragazzi. Sto andando solo di grassa perché tanto a sto punto ne abbiamo. Hamilton sta andando fortissimo, guadagna un sacco su di noi e pure su Bottas. Chissà cosa riuscirà a fare in 2 giri. Probabilmente lo prenda di sto passo. Oddio, più di 2 secondi ancora tra loro. Anche noi stiamo staccando quel dietro. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix 2. Tu non consigliarmi un cazzo, che tanto qua c'è comunque un tratto bello veloce. Dopo nell'ultimo lo facciamo. Ma in benzina non è un problema, era anche troppa. Dietro si sono compattati, io boh. Faccio fatica, ragazzi, a leggere la gara di oggi, sincero. Il distacco dalla vettura che ti precede è 5,1 secondi. Mamma mia, un secondo giro mi dà. Lui però, non Bottas. Bottas 6-7 decimi. Dai, va bene. Benzina fino in fondo, eccolo. Sei all'ultimo giro. Ma mi speravo in una battaglia un pochettino più. Stai distanziando l'auto. Cazzuta, lo so che sto distanziando, ma. C'eravamo gasati lì, abbiamo fatto 3-4 giri all'inizio alle spalle di Hamilton e gli stavamo recuperando. Poi oh, ragazzi, io l'avevo detto comunque, Hamilton nella seconda parte di gara. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Rischia di svegliarsi e di fare un recupero incredibile, ma a livello di passo, non tanto di posizione, perché è sempre secondo, magari ci rimane pure, perché ormai questo è l'ultimo giro. Ha guadagnato un bel po' a Bottas, ma non lo passerà. Boh! Bruttissimo il secondo stint, quasi inutile, quasi. Cioè niente da. Niente, non è successo niente. E ha fatto la seconda metà di gara completamente da soli. Anche se devo dire. È comunque una gara di buon livello, considerando che davanti, staccate, abbiamo le 2 Mercedes. Un botto staccate. E dietro però abbiamo un altro botto, staccati tutti gli altri. Quindi alla fine ci siamo portati a casa una gara partendo quarti, arrivando terzi dietro i 2 imbattibili. Attenzione perché Bottas farà 7 punti su Hamilton. Beh, fa bene a crederci. Diciamo, lui avrebbe sperato un pochettino di più in quel primo Hamilton che sembrava braccato da Schumacher, da Ricciardo. Poi Hamilton ha fatto una sosta, un secondo stint clamoroso. Ricciardo si è andato a fanculo dietro a Sainz, a Perez. E noi siamo rimasti lì. Attenzione, perlomeno si rivede un Schumacher sul podio. Ah, tra l'altro, ragazzi, a Singapore ho corso con lo stesso casco di Monza. Metà me lo sono dimenticato, ma poi nelle prove me ne sono accorto, avrei potuto comunque rimediare. In verità ho deciso di tenerlo perché mi piace. Fa un pochettino di stacco, no? Rispetto ai colori classici della macchina, che sì, sono molto molto fighi, però siccome non ho mai poi trovato il tempo, magari per la prossima stagione cerchiamo di alzare il livello, facciamo pure il casco custom. Ma in ogni caso il casco con i colori dell'Italia, che stona, ma in realtà stacca più che stona rispetto alla macchina, mi è piaciuto. Per quello che ho deciso di correre sostanzialmente il resto delle gare con quello. Tanto adesso ne mancheranno, mi sa, solo 4, ragazzi. Siamo sempre
3 secondi, vabbè. No, più che altro la Renault, guardate quanto vicina adesso alla Red Bull, perché Verstappen e Albon sono svaniti nel nulla. 2 punti tra Red Bull e Renault. La classifica dei piloti dice che Bottas si ha guadagnato effettivamente 7 punti su Hamilton, però per 4 gare, 4, 5, ma credo 4, Hamilton dovrebbe succedere qualcosa. Il problema è che a Hamilton non succede più niente, cioè gli è capitata una sfiga, mi ricordo quando addirittura ci siamo infilati noi in lotta per il mondiale a un certo punto. Adesso è vero che siamo lontanissimi da Ricciardo, che ha passato Verstappen, e abbiamo preso un altro po' di mazzatine pure da Bottas, però, perché purtroppo ha vinto lui e noi non siamo stati in grado di arrivare secondi davanti a Hamilton, che sembrava dover mollare un pochettino la prima parte di gara, ma ha fatto una seconda irresistibile. È andato anche molto più veloce di Bottas, infatti è arrivato insieme a lui. Noi possiamo ancora sperarci in questi 16 punti, perché se Bottas spera in Hamilton, non vedo perché non possiamo farlo noi. Io, boh, questa gara non lo so, ragazzi, non ho neanche avuto caldo col maglioncino, ma è passata, va bene. Un grandissimo abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Io però vi aspetto tutti quanti su Instagram, sotto in descrizione, tutto quanto. Ciao!